Affrontiamo la dimostrazione della legge di Faraday-Neumann seguendo la linea proposta dal nostro libro di testo, La Maldi per i licei scientifici, edizione blu. Lo faremo in un caso molto particolare, quello in cui che viene detto della forza elettromotrice cinetica, cioè della forza elettromotrice che si origina quando in un conduttore si genera una differenza di potenziale per l'effetto del suo movimento nel campo magnetico. Vediamo allora prima di tutto per quale motivo dovrebbe nascere una forza elettromotrice quando una sbarretta viene posta all'interno di un campo magnetico. La sbarretta contiene degli elettroni di conduzione e qui ne abbiamo visualizzato uno. Questo elettrone viene mosso insieme con tutti gli altri e la sbarretta verso destra. Noi sappiamo che un elettrone in moto verso destra equivale a una corrente che punta verso sinistra. Quindi, applicando la regola della mano destra nella situazione descritta dal quadro A, vedremo che puntando il pollice della mano destra verso sinistra e le altre dita in modo uscente dal foglio per rappresentare il campo magnetico, la forza di Lorentz, cioè la forza agente sull'elettrone, punta verso l'alto e quindi tende a spostare l'elettrone verso un estremo della sbarretta. Questo è quello che succede quando la sbarretta si muove, quindi si accumulano elettroni nella parte alta della sbarretta, facendo riferimento alla figura, e la carenza di elettroni determina una zona positiva invece nella parte bassa della sbarretta. Ovviamente gli ulteriori elettroni che tendono ad essere spinti verso la zona alta trovano l'opposizione degli elettroni già presenti e l'attrazione della regione positiva. Questo vuol dire che è nato un campo elettrico che punta dalla estremità positiva verso quella negativa della sbarretta e questo campo elettrico determina sull'elettrone una forza che punta verso il basso. Questa forza va a contrastare la forza di Lorentz e quindi si verifica una situazione per cui ad un certo punto si ha una situazione di stabilità fra le due forze elettrica e magnetica e si è stabilita ai capi della sbarretta una differenza di potenziale costante, quella che noi chiamiamo la forza elettromotrice. Ovviamente la situazione è diversa, cambia nel momento in cui agli elettroni accumulati venga data la possibilità di muoversi all'interno di un circuito ed è quello che vediamo in questa situazione. Se noi facciamo scorrere la sbarretta su un filo metallico, immaginiamo in assenza totale di attrito, gli elettroni che si sono accumulati nella parte alta potranno muoversi in questo verso lungo il filo conduttore, generando così una corrente che si muove nel senso opposto a quello degli elettroni. Quindi nasce nella sbarretta una corrente che punta verso il basso. In questo modo noi riusciamo a far nascere una corrente, quindi a generare una corrente indotta a causa del movimento della sbarretta. Un'animazione sul nostro libro di testo illustra questa cosa molto bene e ve la presento accorciandola un pochettino nei tempi. Consideriamo una sbarra metallica che si muove di moto rettilineo uniforme all'interno di un campo magnetico a essa perpendicolare. La forza di Lorentz agisce sugli elettroni di conduzione della sbarra metallica e li spinge verso l'alto, dove si accumula così carica negativa, mentre in basso si accumula carica positiva. Rapidamente la separazione delle cariche di segno opposto crea all'interno della sbarra un campo elettrico. Se la sbarra continua a muoversi con velocità costante, tra i suoi estremi si stabilisce una differenza di potenziale costante e la separazione delle cariche si interrompe perché la forza elettrica compensa quella magnetica.
La situazione cambia se la sbarra è a contatto con un filo conduttore a forma di U. Gli elettroni che si erano accumulati nella parte alta della sbarra ora possono muoversi lungo il filo, generando una corrente elettrica indotta. La sbarra in movimento si comporta come un generatore con una propria forza elettromotrice. Veniamo allora a un altro punto delicato da affrontare. Ma la sbarretta che si muove a velocità costante può muoversi spontaneamente in questo modo? Noi sappiamo che per il principio di inerzia un corpo si muove di moto rettilineo uniforme finché non interviene una forza a modificare tale stato. Quindi se io lancio la sbarretta nel campo magnetico manterrà questa velocità costante. Quello che capiamo è che non può essere possibile e la spiegazione è questa. Siccome abbiamo detto che nel filo e quindi nella sbarretta scorre una corrente I, questa sbarretta è praticamente un filo posto all'interno di un campo magnetico e questo filo all'interno del campo magnetico farà nascere sulla sbarretta una forza. Nuovamente, facendo ricorso a una regola della mano destra, se il pollice della mano destra deve indicare il verso della corrente e le altre dita devono indicare il verso del campo, ecco che essendo il campo uscente, noi abbiamo una forza che agisce sulla sbarretta che tende a rallentarla. Quindi se io lancio la sbarretta con velocità V, questa non mantiene la sua velocità perché viene frenata da questa forza dovuta al moto alla presenza di un filo percorso da corrente in un campo magnetico. Ma questo è anche corretto, nel senso che siccome nasce una corrente elettrica e quindi ci vuole un lavoro per riuscire a far muovere queste cariche elettriche, è giusto che questo lavoro sia, prodotto da un agente esterno. E quindi se io voglio mantenere la sbarretta a velocità costante, non posso semplicemente lanciarla, ma devo applicare io una forza, chiamiamola forza esterna, che deve almeno equilibrare la forza F. Nel momento in cui la equilibra, ecco che la sbarretta si muove a velocità costante. Quindi la corrente indotta nasce a spese del lavoro prodotto dalla forza esterna. Veniamo allora alla vera e propria dimostrazione. La dimostrazione consiste nel provare che il primo e il secondo membro della legge di Faraday-Neumann danno lo stesso risultato nel caso specifico che stiamo esaminando. Ricordiamo che la legge di Faraday-Neumann dice che la forza elettromotrice indotta è pari al rapporto cambiato di segno fra la variazione del flusso del campo magnetico attraverso la superficie del circuito e l'intervallo di tempo in cui tale variazione avviene. Che cos'è la forza elettromotrice in un circuito? La forza elettromotrice, eventualmente andatelo a rivedere nel capitolo sui circuiti elettrici, è il rapporto fra il lavoro compiuto dalla forza di origine non elettrostatica, quindi diciamo la forza esterna, e la carica che viene spostata da queste forze. Ora, la forza esterna di cui parliamo è quella che abbiamo citato nella situazione precedente. La forza che io devo applicare per mantenere la sbarretta in movimento. E questa forza esterna, essendo parallela alla velocità, è parallela anche allo spostamento istantaneo, quindi il suo lavoro è dato dal valore del suo modulo per il modulo dello spostamento, che per un tempo delta t è v per delta t. Ovviamente tutto questo andrà diviso per q, la carica che viene spostata. Ma la forza esterna, dicevamo, è in valore pari al prodotto B per I per L, che è il valore della forza frenante agente per motivi magnetici sulla sbarretta. Quindi io posso scrivere B per I per L per V per delta T fratto Q. Ricordo però che il prodotto I per delta T corrisponde esattamente alla carica che viene spostata
attraverso la sezione del circuito nel tempo delta t. Quindi semplificando i per delta t con q ottengo l'espressione del primo membro b per l per v. Tra l'altro questa espressione tornerà tante volte negli esercizi, quindi anche se in ogni esercizio questo va ridimostrato, però ricordatevi, BLV è una combinazione che noi troveremo molte volte. Quindi abbiamo calcolato il primo membro. Confrontiamo adesso il risultato col secondo membro. Vogliamo calcolare, secondo la legge di Faraday-Neumann, il rapporto delta phi, variazione di flusso del campo magnetico, fratto delta t. Cominciamo col calcolare il flusso. Allora, la sbarretta si sta muovendo da sinistra verso destra. Muovendosi da sinistra verso destra, compie uno spostamento che noi possiamo chiamare V per delta T. Il flusso intercettato nel circuito da questa sbarretta è dato all'inizio, quindi l'area iniziale del circuito è data da questa porzione che sto disegnando in giallo. Tutto questo rappresenta l'area iniziale che si espone al campo magnetico. Man mano che la sbarretta si sposta, però, l'area si riduce e alla fine è soltanto questa porzione. Quindi in pratica c'è stata una variazione di area che corrisponde a questo termine di questo rettangolo di altezza L e di lato V per delta T. Allora, cominciamo col calcolo della variazione di flusso. La variazione del flusso del campo magnetico è data dal flusso finale meno quello iniziale. Il flusso finale è dato da B per l'area finale. Vi ricordo che il vettore superficie che rappresenta queste aree è perpendicolare al piano della figura, dunque parallelo al vettore campo magnetico, e quindi il termine coseno che compare nella definizione di flusso contiene il coseno di un angolo che è sempre zero. Quindi il flusso è semplicemente B per l'area, meno flusso iniziale B, che è uniforme e costante, per l'area iniziale. Ovviamente raccogliendo B otteniamo area finale meno area iniziale. Ma siccome l'area finale è più piccola dell'area iniziale della regione verde, noi possiamo dire che la variazione di area è data da L per V delta T. Ma attenzione, qui avevamo area finale meno area iniziale, quindi il risultato deve essere negativo. Questa è la formula che ci fornisce la variazione di flusso. Ma noi vogliamo il secondo membro della legge di Faraday-Neumann, quindi noi vogliamo in realtà calcolare meno delta phi del campo magnetico fratto delta t. E quindi sarà meno, delta phi è meno b per l per v per delta t fratto delta t. Delta t e delta t si semplificano, i due meno portano un più, b per l per v. Ora, questo b per l per v, che rappresenta il secondo membro della legge di Faraday-Neumann, è esattamente uguale al b per l per v che rappresentava il primo membro della legge di Faraday-Neumann. Insomma, siamo riusciti a dimostrare che almeno nel caso cinetico il primo ed il secondo membro della legge di Faraday-Neumann conducono allo stesso risultato. Certo, è una dimostrazione molto limitata, però giustifica, almeno in questo caso, l'utilizzo di quella legge. Vi ricordo inoltre che in vista dell'esame di Stato, questa è una delle situazioni più importanti, perché è assai probabile che uno dei problemi o uno dei quesiti per l'esame di Stato riguardi la legge di Faraday-Neumann, e spesso si finisce in una situazione analoga a quella che abbiamo illustrato. Dunque questa è sì una dimostrazione, ma è veramente anche un esempio molto importante ai fini della risoluzione di tanti esercizi.